Ciao a tutti ragazzi! Sabato scorso sono andato al cinema a vedere L'esorcismo di Anna Grace e vorrei condividere con voi i miei pensieri su questo film. Dunque, L'esorcismo di Anna Grace incomincia con l'esorcismo di Anna Grace. Il film inizia e stanno esorcizzando questa ragazza. Ammazza un po' di gente e poi il film ci fa credere che lei sia morta. Finita questa introduzione, assolutamente originale, conosciamo la nostra protagonista, che è Emily di Pretty Little Liars. In pratica Emily si chiama Megan qui. Lei è una ex poliziotta che avrebbe dovuto premere il grilletto per salvare il suo collega e il suo collega è morto. Questa morte ha scatenato in lei un mega senso di colpa e quindi è rimasta soffocata dai fumi dell'alcol. Emily è un'alcolista, è raggiunto un periodo in cui deve dare una svolta alla sua vita, comincia l'esperienza più indicata per una persona che soffre di stress post-traumatico, va a lavorare in un obitorio. Casualmente nello stesso edificio dove lei lavora tipo la sua tutor degli alcolisti anonimi, che non svolge alcun tipo di ruolo nel film se non quello di spuntare fuori ogni tanto, criticare le scelte di Emily e morire. All'arrivo di Emily non è che le viene mostrato molto del lavoro. Le fanno vedere che cosa deve fare una volta, senza entrare nei particolari, il minimo indispensabile, e fine incomincia a lavorare e sa già benissimo che cosa deve fare. E già dalla seconda notte termina la sua esperienza come guardiana dell'obitorio. Perché nella seconda notte arriva un corpo. Guarda caso, il corpo è di Anna Grace. Le ferite e il corpo in generale delle persone che venivano portate era proprio fatto bene, curato nei minimi dettagli. Quindi un punto per il reparto del make-up. Quando arriva Anna Grace smettono di funzionare tutti gli apparecchi. Emily già dalla seconda notte spacca tutto quanto, tutto rotto. E c'è un colpo di scena. Lo stesso che stava tagliuzzando Anna Grace si intrufola dentro l'obitorio grazie al simpatico autista dell'ambulanza che obbliga Emily a trasportare il corpo insieme a lui. Non ci siamo. Personaggio inutile. Durante la notte succede qualsiasi tipo di cosa. Persone che muoiono, cadaveri che si risvegliano, Anna Grace che... Tutte le volte che ammazza una persona, la mette tipo in questa posizione e poi la uccide. E si sentono sempre questi rumori di ossa che fanno tipo... Mentre la stronzetta fa piazza pulita di tutti quanti, Emily comincia a sospettare qualcosa. Vede che il cadavere si stava muovendo, ma la sua amica tutor non le crede e la accusa di prendere delle droghe. Allora Emily si confida con il suo moroso e anche lui la accusa di prendere delle droghe. Arrivati al finale intenso, si scopre che Emily viene lasciata in vita da Anna Grace perché entrambe avevano condiviso la depressione. Quindi alla fine Emily prende la pistola, gliela punta e gli fa «Non toccare il mio ragazzo». Ma c'è un altro colpo di scena. Forse Emily è stata posseduta. Il finale del film, durante un intenso monologo di 4 battute e la tipica corsa della protagonista nella città albeggiante, è quello di una mosca schiacciata sullo specchio. L'esorcismo di Anna Grace è un film che sarebbe potuto essere carino, ma Shay Mitchell non sa recitare. La trama... un po' scoppiazzata da Autopsy. Personaggi sono un po' piatti. Anna Grace non si capisce. In generale, filmetto da guardare con qualcun altro, magari non al cinema. E se andate al cinema, mi raccomando, non andate quando ci sono persone che tossiscono, calciano, commentano il film in dialetto, guardano il telefono, puzzano. Perché noi ce le siamo beccate tutte. E la povera Anna Grace merita di meglio. Questo lavoro non è per tutti. Perché tutti i cadaveri che sono i colleghi. So che hai avuto dei problemi. Beh, penso che cercherò qualcos'altro.